La loro scelta a uomini e donne ha fatto emozionare milioni di telespettatori. Ha infatti deciso di uscire dal programma di Maria De Filippi con Matteo Ranieri, preferito all'altro corteggiatore Giorgio. In un'intervista rilasciata al giornale ha spiegato che la decisione è stata ufficialmente presa quando è stata fatta un'esterna. Qui i due hanno ballato insieme e l'ex tronista del dating show ha compreso definitivamente che il suo cuore batteva solamente per lui. Nell'ultimo periodo però sono uscite parecchie voci su di loro e c'è stata non poca preoccupazione da parte dei fan della coppia. Si era vociferato di problemi nati in queste settimane e c'era chi aveva fatto circolare anche voci riguardanti una possibile e clamorosa separazione. Per mettere dunque un punto alla questione, ha voluto rompere il silenzio ed ha spiegato qual è la situazione attuale. Parole che comunque lasciano ancora un mistero e un po' di dubbi. Continua dopo la foto, proprio sul giornale la bellissima modella ha voluto chiudere, almeno per il momento, la questione. Anche se siamo certi che queste sue dichiarazioni non faranno cessare del tutto le indiscrezioni. A proposito dello scartato, Giorgio ha comunque affermato: "Sono molto legata a lui, ha fatto parte della mia vita per 4 mesi ed è un ragazzo meraviglioso. Spero che sia felice e che stia bene." Poi le affermazioni tanto attese su Matteo alla luce di rumori insistenti su una crisi. Continua dopo la foto, dunque, ha detto, la relazione sta procedendo come due persone che si vedono poco e per poco tempo. Un rapporto ingarbugliato. Di convivenza non abbiamo mai parlato, ci sembra prematuro. Matteo sta prendendo casa, all'inizio stavo cercando di convincerlo a prenderla a Milano, però capisco che lui è molto legato a Genova e non posso pretendere che lasci tutto quello che ha lì. Bisognerà dunque attendere per comprendere come evolverà la relazione. Continua dopo la foto, nei giorni scorsi era stato lui a parlare dello stato di cose con, mi hanno fatto vedere dei video di Jessica e Sofia e io sono uno che, per vicissitudini, ha capito che vedere in TV o comunque su uno schermo e parlare di persona, con una persona, è diverso, quindi ho voluto conoscerle di persona. E ha ammesso che non ci sarebbero problematiche serie nella loro storia d'amore. Pubblicato il 22 marzo 2021 alle ore 14:34. Ultima modifica il 22 marzo 2021 alle ore 14:34.